Abbiamo presentato oggi a Palazzo Giureconsulti qui a Milano il rapporto su Milano Produttiva del 2024. È uno studio che noi facciamo tutti gli anni sull'andamento dell'economia, sullo stato di salute dell'economia delle nostre imprese nel nostro territorio. La restituzione che abbiamo da questo rapporto sono imprese in salute, imprese che continuano a crescere, la crescita è sicuramente molto più contenuta, imprese in grado di competere, imprese che si trovano di fronte oggi a una grandissima sfida. La sfida è quella doppia, no? La transizione ecologica e digitale, che non è più una transizione digitale, perché grandissimo lavoro è stato fatto in questa direzione anche nei confronti delle piccole e medie imprese, ma è quello che ci aspetta, questo vorticoso cambiamento al quale le imprese devono adattarsi, unitamente a quello della sostenibilità. Allora, cosa vuol dire innovazione? Cosa vuol dire essere in grado di affrontare le sfide del futuro? Abbiamo identificato dei fattori chiave che sono, numero uno, il capitale umano, le persone, la qualità delle persone è sempre quella che fa la differenza, l'innovazione e la capacità di essere internazionali. Internazionali vuol dire attrarre ed essere capaci di andare all'estero in modo da poter attirare competenze nuove e vivere esperienze diverse, nonché espandere quelle che sono le attività caratteristiche dell'impresa.